Kate Middleton ha cambiato radicalmente vita. L'annuncio circa la decisione della principessa ha lasciato i sudditi attoniti. La principessa del Galles Kate Middleton ha annunciato al mondo intero, attraverso un videomessaggio, di essere affetta da un cancro. Le sue parole sono giunte al cuore di milioni di persone che prontamente si sono premurate di sapere come stesse. Ha chiesto silenzio e rispetto per la sua condizione, assicurando ai media nazionali ed internazionali che avrebbe comunicato con loro a tempo debito. Nel frattempo ha annullato i suoi impegni precedentemente fissati, presenziando insieme alla sua famiglia a rare circostanze e, sempre per brevi apparizioni. Si vocifera che tornerà ad adempiere i suoi impegni regali soltanto a partire dal 2025 poiché gli effetti del trattamento chemioterapico preventivo a cui si sta sottoponendo le causerebbero stanchezza e apatia. Inoltre è legittimamente preoccupata per i suoi tre figli e sta cercando di fare del suo meglio affinché la malattia non cambi le loro vite. La principessa ha a cuore anche il benessere fisico ed emotivo del suo consorte, William. Il principe infatti sta affrontando uno dei momenti più dolorosi nella sua vita, in pochi mesi sia suo padre, il sovrano Carlo III sia sua moglie hanno ricevuto una diagnosi drammatica. Kate Middleton, nuova vita per lei, vive giorno per giorno. Kate Middleton ha deciso di vivere questa delicata fase della sua vita con estrema riservatezza, ma l'esperto della Royal Family Robert Jobson ha rilasciato delle dichiarazioni importanti circa il suo stato di salute. L'autore ha rivelato che dopo l'iniziale e legittimo shock per la notizia della malattia, la principessa ha affrontato le cure con coraggio e senza drammi. Jobson nel suo lavoro Catherine, The Princess of Wales, ha spiegato che Kate sta cercando di superare il delicato momento che sta affrontando, senza pensare troppo al futuro. Vive giorno per giorno e fa quello che vuole fare. Un principio che è perfettamente in linea con quanto aveva già espresso prima che la malattia si presentasse. Kate Middleton è stata infatti chiara con i Windsor, dicendo loro che nessuno avrebbe mai potuto imporle di fare qualcosa che non voleva fare. L'esperto reale ha concluso rivelando che la principessa sta cercando di trascorrere molto tempo con i suoi figli, sforzandosi di fare piccole cose quotidianamente, per ritrovare la serenità perduta. Può contare sull'amore incondizionato di suo marito William, i due sono molto complici e stanno affrontando la malattia come una squadra. Valutano l'opinione reciproca prima di tutto, nessuna decisione viene presa senza consultarsi, fin da prima del loro matrimonio. Il principe sa che Kate ha soluzioni pratiche, anche per problemi complessi. Sono molto amici, oltre che marito e moglie.